Esistono alcuni luoghi misteriosi e pericolosi nel mondo, dove l'accesso è quasi impossibile. Oggi scopriremo isole remote e pericolose, luoghi così sfuggenti che sembrano appartenere a un'altra dimensione. In alcune di queste isole l'ingresso è quasi impossibile e in alcuni casi addirittura vietato. Scopriremo le sfide di questi luoghi misteriosi e le ragioni per cui sono rimasti intatti e incontaminati, pronti a varcare il confine tra la curiosità e il proibito. Iniziamo subito. L'isola di Queimada Grande, nota anche come l'isola dei serpenti, è situata al largo delle coste del Brasile. È considerata una delle isole più pericolose al mondo a causa della sua popolazione di serpenti velenosi, in particolare la temibile vipera dorata. Questi serpenti sono letteralmente dappertutto. Ci sono tra i 2.000 e i 4.000 serpenti velenosi su una superficie di poco più di 4.000 metri quadrati. Praticamente un serpente ogni metro. Sono altamente velenosi e possono essere letali per gli esseri umani. La loro presenza rende l'accesso all'isola estremamente rischioso e limitato. È un luogo affascinante per la sua ecologia unica, ma la pericolosità dei serpenti rende Queimada Grande un posto estremamente inospitale per gli esseri umani. L'isola di North Sentinel, situata nell'Oceano Indiano, è una delle destinazioni più pericolose al mondo. La sua pericolosità deriva principalmente dall'isolamento e dall'ostilità dei suoi abitanti indigeni, la tribù dei Sentinelesi. Questo popolo è noto per essere estremamente aggressivo verso gli estranei. Gli incontri con i Sentinelesi sono spesso sfociati in violenza, con frecce e lance utilizzate per respingere chiunque si avvicini troppo all'isola. Le autorità indiane hanno imposto restrizioni severe per proteggere sia la tribù che gli eventuali visitatori, vietando totalmente l'accesso all'isola. Tutto ciò rende l'isola di North Sentinel uno dei luoghi più inaccessibili e pericolosi del mondo, con un rischio significativo per chiunque cerchi di avvicinarsi. L'isola di Socotra è un vero e proprio paradiso terrestre. Situata nello Yemen, può essere considerata un luogo intrappolato nel passato, dove l'uomo non è ancora riuscito ad imporre il suo dominio sulla fauna e la flora, notevole per la sua straordinaria biodiversità, ma è anche associata a una certa pericolosità. La sua flora e fauna uniche includono molte specie di piante velenose e creature pericolose, come ragni e serpenti velenosi. Questi elementi potrebbero rappresentare una minaccia per i visitatori inesperti o non preparati. È davvero straordinaria. Non credi? Scrivi nei commenti se ti piacerebbe andarci. Inoltre, l'accesso all'isola può essere limitato a causa delle condizioni politiche e dell'instabilità nella regione. Prima di visitare Socotra, è essenziale effettuare ricerche approfondite, adottare precauzioni di sicurezza e pianificare accuratamente il viaggio. Prima di scoprire la prossima isola, ti piace questo video? Fammelo sapere con un like e con un commento. E non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video. Novaya Zemlya è situata nell'Oceano Artico, a nord della Russia. È nota per la sua atmosfera selvaggia e incontaminata, ma ha anche una storia molto controversa che la rende uno dei posti più pericolosi al mondo. Durante quel periodo, l'Unione Sovietica utilizzava Novaya Zemlya come sito per i test nucleari. Questi test hanno avuto un impatto significativo sull'ambiente dell'isola, lasciando zone con livelli di radioattività ancora rilevanti oggi. A causa di ciò, alcune parti dell'isola sono considerate pericolose per l'uomo. Oltre alle radiazioni, l'isola è anche notevole per il suo clima estremamente freddo e per le condizioni di vita difficili. Le temperature gelide, la scarsità di risorse e l'isolamento geografico rendono l'isola un luogo difficile da abitare. Il nostro viaggio verso le isole pericolose e inaccessibili è giunto al termine. Spero che queste terre misteriose ti abbiano affascinato. Non dimenticare di lasciare un like e condividere il video con i tuoi amici esploratori. Alla prossima avventura!